Ma io vorrei soffermarmi su un aspetto che qui forse non è stato preso in esame. He would like to focus particularly on one aspect which perhaps was not stressed sufficiently up to now. Nel corso delle indagini che ho fatto sulle stragi che sono state commesse in Italia, in the course of his research on the various massacres, the various mass murders which have occurred in Italy, dalla strage di Piazza Fontana alla strage dell'Italicus, alla strage di Piazza della Loggia. And that would include starting with Piazza Fontana in Milan in December 1969, and then the Italicus train bombing, and then Piazza della Loggia in the 70s. Sì, ancora la strage di Bologna. E le stragi capaci di via D'Amelio, dove sono stati uccisi, massacrati i miei colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. He refers to the murder of other investigative magistrates, Judge Falcone and Judge Borsellino, and also members of their security details. Si è accertato che l'esplosivo utilizzato veniva dalle basi NATO. It was found that the explosives that were used came from NATO military bases. In Italia esistono 7 basi NATO. There are 7 principal NATO bases in Italy. Sono 7 logge massoniche. And those are 7 Freemasonic lodges. Questo l'ho scritto in un libro che si chiama La Repubblica delle Stragi Impunite, e nessuna di queste affermazioni è stata mai smentita. He wrote about this in a book called The Republic of the Unsolved Massacres, the Unsolved Mass Murders, and not one aspect of his analysis has ever been refuted. In alcune di queste basi si riunivano terroristi neri, esponenti della NATO, ufficiali della NATO, mafiosi, and in these bases we had meetings that were uomini politici, italiani e massoni, NATO officers, alla vigilia, fascist terrorists, di attentati. Questo è stato riferito da testimoni diretti. And for all of this there are witnesses who will testify that this is what happened. E questo accade dai primi anni 60. Sì. Ininterrottamente. Uomini della NATO, we find beginning at the beginning of the 1960s and then continuing without interruption. Erano in contatto con terroristi neri, sicché io sono convinto che la NATO ha avuto un ruolo negativo nella dinamica democratica di questo paese, ma non solo di questo paese, ma anche di altri paesi dell'Europa. So the context of NATO, the NATO structure with fascist or right-wing terrorists suggest to him that NATO has had a profoundly negative role in the evolution of democracy in Italy and also in other countries. Ecco, io non vorrei dilungarmi troppo, comunque vorrei dire tra l'altro che queste esercitazioni, queste iniziative della NATO mettono in pericolo la pace ed espongono prima di tutto l'Italia al pericolo di rappresaglie da parte di paesi che ovviamente ritengono di doversi without going into too much detail about this, he would like to point out that participating in these NATO exercises and drills is dangerous for Italy in that it exposes Italy to retaliation, to counterattacks from countries that might get involved in these things at a later point. Per molti anni anch'io ho creduto in buona fede che la NATO fosse un'organizzazione difensiva della pace e della sicurezza. The judge himself believed for many years that NATO was indeed a defensive organization and therefore promoting peace. But il problema è che la disinformazione, il silenzio della stampa impedisce a gran parte della pubblica opinione di conoscere queste tremende verità. The problem is in part that the silence of the newspapers, the disinformation, make it impossible for the public, the average person, to know what is going on. Mi sono occupato anche, come sa Giulietto Chiesa, che ringrazio per avermi invitato, della vicenda dell'11 settembre. È stata un'operazione Gladio. Gladio stay behind that. Quindi
Il problema è che, ripeto, bisogna uscire dall'ambito di questo movimento per cercare di portare all'esterno questi grandi problemi che minacciano la pace e la sicurezza e che possono provocare una guerra devastante per tutti quanti noi. Quindi grazie e vi esprimo la mia solidarietà e la mia amicizia. Thank you.